Eccoci qua, sì, il sondazzo, mamma mia che bello, che goduria, che anguria, state mangiando l'anguria, il comero, Ah sì, d'accordo, che si fa? Sì, io segno un po' di comeri oggi, che è venuto così, dai, sì, io segno i comeri, Angurie, ciao, sì, dai, proviamo con l'anguria, vai, sì, perché da quelle parti forse la chiamano anguria. Anguria? Ah, sì, anguria. Vabbè, sì, però io avevo in mente un'altra cosa, ma guarda, volevo fare un'altra cosa, ma è incredibile, Avevo pensato una cosa e ora ho detto, no, sì, ho detto cocomeri, ho detto anguria. E così, mi è venuto così. No, che ci posso fare? Sì, buongiorno signora. Allora, per quelle angurie oggi, le portiamo oggi. Scusi. Dobbiamo scaricare il camion? Ciao, dunque. Proprio sbagliato completamente. Perché signora? È stato un signore che mi ha dato questo numero telefonico, mi ha detto quando sono pronte le angurie. Qui è un'abitazione, Sì, va bene, ma per noi è uguale, No, scarichiamo lo stesso, usiamo un camion pieno. Ma scusi, eh. Angurie, signora, angurie. Ha preso una botta di sole. No, una botta l'avrà presa lei, signora, se mi dice così. Lei non conosce suo marito, che è stato lui, Vittorino si chiama, Vittorino. Ma che Vittorino è Vittorino? Ma che numero ha fatto? Ma si chiama Vittorino? Ma no, Lei non ha nessun Vittorino fra gli antenati? Proprio no, Vittorino. Nessun cornuto che si chiama Vittorino? No, nessun cornuto. Vabbè, allora mi dica il nome del di suo marito. No, senta, guardi, lei ha voglia di rompere le scatole alla sua No, ovviamente sono un rompicoglioni. Sì, ma guarda come mi Vittorino c'è scritto lì, lo vedi il problema qual è? Non corrisponde il nome e allora tutto va a puttane. Sì, ma andiamo da un'altra persona, tanto è uguale. Sì, perché insomma è vero, angurie, perché nessuno vuole l'anguria, cioè nessuno aspetta, sì, un camion però forse un po' troppo, ma sai, a volte con questo caldo, no? Può far piacere, no? Noi stiamo consegnando angurie. Sì, però qui non stiamo consegnando angurie a nessuno. A nessuno? No, appunto. Auguri, no? Angurie. Sì, sì. Sarebbe comeri, va bene? Oh, che sono comeri? Che so, è proprio la stessa cosa, sì, anguria e sì, ci sono quelli di forma più allungata, quelli più tondi, ma insomma sono sempre la roba lì. Vero? Sì. Vediamo un po' se questa persona. Sì. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Telefono per quelle angurie. E quelle angurie? Le angurie che dobbiamo consegnarle. Hai sbagliato il numero, chi è lei? No, non ho sbagliato il numero. Lei forse per caso è il signor Ennio? Ennio? Sì. È lei? Sì. Ennio proprio personalmente? Oh, senti Ennio, ci passi un po' a mio marito. Allora, vedi, alla signora, perché con questa voce non si capisce bene. Mi passi un po' a suo marito, sì. Ci passa il mio marito. Ci passa suo marito, sì, bravo, perché con questa voce androgena. Pronto, signor Ennio? Sì. Buongiorno. Per le angurie, sto telefonando per le angurie. 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 Ah, bravo, sa di che si tratta? Cocomeri. Sì. Va bene. Veniamo a scaricare adesso il camion, va bene? Ma io non ho ordinato niente. Ma come non ho ordinato niente? Abbiamo un camion pieno, lei ha ordinato un camion di angurie. Ma lei cosa dice? Io non la conosco nemmeno. Ma nemmeno io la conosco, ma non mi interessa di conoscerla. Devo scaricare le angurie lì dove... Ma dove? A casa? A casa, dove abita lei? Ma io lei? Non ce l'ho il negozio. Ma non importa. Non importa, lì avrà un cortile, una corte o un giardinetto. Ma non mi interessa a me l'ancuria. Non ho ordinato niente. L'ancuria, lei la deve anculo. Cioè la prende ancuria. Lei la deve prendere tutta ancuria. Tutte le angurie le deve prendere. Va bene, se ne vada su. No, sto arrivando. Ancuria.
Sì. L'ho richiamato. Mi piace come dice Ancuria. Qui siamo nel nord, però, sai. Le Ancurie, sì. Pullula. Pronto, ma signor. Scusi. Perché riattacca? Ma parliamo. Se non me la smette, chiami il 112. Capito? Ma, non mi rompere i coglioni. Io rilancio col 113. Non mi rompere i coglioni. Chi offre di più? 115, i vigili del fuoco. Avanti. Dov'è? 117, la finanza. E poi che c'è? 118, l'ambulanza. Sempre di più. Ma come devo rompere i coglioni? Ma perché non le devo. Ma perché ti fa. Ma non gli piacciono le angurie? Non gli piacciono le angurie. Ah, vedi. Ora si è trincerato. Si è triceratopo. Jurassic Park, vabbè, insomma, più o meno. Oh, sì, stavo trovando al Jurassic Park. Vabbè. Ah, bello il triceratopo, vero? Ah, bello oggettino, sì. Bello animaletto, piccolo, insomma, piccolo. Un po' grandino, insomma. Quasi consegno anche un triceratopo. Dai, vediamo se lo sanno. Angurie e triceratopi oggi, sì. Pronto, signora, buongiorno. Sì? Senda, allora io sono per consegnarle, sto telefonando per consegnarle il triceratopo. Il? Triceratopo. Cos'è? È un animale, signora, il triceratopo. No. Come no? Non mi interessa. Ma come non interessa, signora? Guardi che è stato ordinato da lei, No! Sì! Io non ho ordinato niente. Ma lei è la signora Cavolo? Scherziamo? Lei è la signora Cavolo? Ma fa un brodo. Ma questa, ho visto ora, si chiama Cavolo. Potevo utilizzarlo meglio il Cavolo, vabbè. Un triceratopo. No, bisogna ricavarla, signora Cavolo, scusa, è il Cavolo, bisogna ricavarla. Ma. Già. Non sa nemmeno cos'è un triceratopo, scusa, Pronto? Signora, ma guardi che c'è un frainteso, un fraintendimento fra noi, Ah, ecco, allora mi spieghi bene. Appunto, noi abbiamo avuto una ordinazione per un triceratopo. No. Lei sa cos'è? Da me no. È un animale, insomma, è un animale. È un criceto. Un criceto? Sì. Vabbè, un animale. Beh, se no, per lei un triceratopo è un criceto, per carità di Dio, io non so altro che dire. Vabbè, insomma, no, il fatto è questo, che è arrivata una telefonata, ci hanno dato questo numero e ci ha detto la signora Cavolo, è lei? Sì. Ah, Cavolo, o Cavolo, non so come. Sì, Cavolo. Cavolo, ecco. Non c'è mica da dire di no, è lei, insomma. Certo. Quindi il triceratopo lo portiamo a lei. No, io non portatemelo perché io non lo voglio assolutamente. Ma io guardi, non l'ho ordinato. Ma guardi che è un po' più grande di un criceto, sa? Ma io non l'ho ordinato, anche se fosse più piccolo. No, è più grande, più grande. Ma io sono una persona anziana, non sto neanche bene. Mi dispiace, ma il triceratopo le fa compagnia. È un animale. Fa molto compagnia il triceratopo, Ma io no, niente da fare. È buono, eh. È erbivoro, sia tranquilla, è erbivoro, non le fa del male. Ma non mi interessa. C'è un ci bel. Siamo capiti? Quel corno non davanti. Non mi interessa. Signora, ma. Ma che ci posso. Il nostro è Jurassic Shop. Jurassic Shop. Va bene, andiamo da qualcun altro. Su, non le interessa poi la signora anziana. Poi dicono che noi alle signore anziane. Per carità di Dio, un triceratopo l'ha scambiato per un criceto. Ti rendi conto? Altro che roba. È un animale enorme il triceratopo. Anche bello, grosso, largo. Insomma, come dire, avete visto Jurassic Park? Che bella scena quella del triceratopo malato, poverino, che sta per morire. Bellino, fa tenerezza, vero? Sì. È un animale che non esiste più, però è esistito. Vabbè, qui non c'è nessuno. Sì. No, vabbè, per carità di Dio. Andiamo da qualcun altro. Ma sì, perché io sono partito con le angurie e poi sono passato
per così, per fantasia. Al triceratopo, vabbè, d'accordo, ma io torno alle angurie, torno anche ad angurie, torno alle angurie, dopo aver capito che la gente non sa nemmeno lontanamente cosa può essere un triceratopo, è vero? Ma i bambini lo sanno, eh? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Buongiorno signora, le angurie sono pronte. Ma guardi, io angurie non ne ho prenotato. No, forse non lei, ma forse suo marito deve essere stato. Mio marito? Sì, ha ordinato un camion. Ma si immagini, un camion di angurie? Un camion di angurie, signora. Che ci posso fare? Io ho già caricato il camion. Ma scusi, ma lei con chi vuol parlare? Ma il signor Ugo, è lui, è suo marito, Ugo? Lei è la moglie, sì, del signor Ugo? Ugo è ordinato delle angurie. Certo che ha ordinato delle angurie. Ma guardi che... Ma come no, signora? Ugo, il signor Ugo, ha telefonato per un camion di angurie. No, guardi, mi dispiace tanto, ma lei sta sbagliando numero. Ma no, signora, se si chiama Ugo non ho sbagliato numero, vede? Ma scusi, fosse ma stato lei un altro è? Nome? Io sono un commerciante di angurie. Ma noi, scusi, non abbiamo manco negozio. Anzi, io sono proprio, io le coltivo, ecco, sono un coltivatore di angurie. Ma noi? E lei può coltivare qualche... Ma io che ci posso fare? Carico un camion, è un camion pieno, signora, di angurie. Ma che me frega, io ma lo scarichiamo lì davanti a casa. Ma non mi passa nemmeno Ugo. Ugo, dai, con Ugo c'è più sugo, dai, forza. Ora la richiamo. Forse arriva Ugo. Ugo, ha dato le angurie. Io? Ma veramente, sono stato imbecillito, ha dato le angurie e poi magari arrivano e io non so che fa. Tutte queste angurie. Pronto? Ecco, signor Ugo, buongiorno. Ma senta, guardi che noi angurie, io negozio non ne ho. Se no il negozio sono è lo stesso. E viene a cercarmi le angurie, ma prima... No, a cercarmi, io gliele devo consegnare. Ma se non ha tratto io angurie, non tratto niente, sono in pensione. Ha ordinato un camion di angurie. Ma cosa c'entro io? Angurie giganti, tra l'altro. Ma cosa c'entro io, mi scusi? Cosa c'entra lei? Ha fatto l'ordinazione, ha nome suo, con il suo numero telefonico. Guardi, non faccia tanto il furbo, eh. Prima le ordina, cosa... Se è uno scherzo di pessimo gusto, ha capito? Vabbè, allora stia a sentire, io chiamo i carabinieri. Li chiamo io, perché lei non può fare, noi abbiamo una telefonata. Ma scusi, vuoi che io vada a ordinare le angurie che non c'è manco un negozio? Ma beh, ma un camion di angurie, mica due o tre camion, ma un camion solo. Ma cosa me ne faccio delle angurie, scusi, non c'è manco io il negozio? Ma se le mangiano? Che ne so, avrà una famiglia numerosa. Camion d'angurie. Ora, ma qui in mezzo potrebbe venire fuori anche Guglielmo Passeri o no? Direi, no? Cosa vuoi che me ne faccia? Cioè, effettivamente ha ragione il povero Ugo. Però, insomma, sì. Pronto? Pronto? Oh. Sì, buongiorno, io sono Guglielmo Passeri, lavoro qua. Io sono quel conducente del camion delle angurie. Ma non le ho detto che noi non abbiamo manco negozio, una famiglia. No, non importa, io vengo e gliene spafaranzo tutta a casa, voi mi pagate le angurie, sia ben chiaro. Ma cosa? Ma le angurie, i cohomeri. Ma guardi. Cohomeri. Questa era lei? Non era lui, vero? No, ora se io richiamo dovrebbe arrivare lui, Ugo, eh? Sì, proviamo. Ma si prova, dai. Allora io volevo dire, come ho detto alla signora. Ma si senti, io sto chiamando i carabinieri. Io sto partendo con il camion, va bene? Ma a me non mi interessa, se io non ho ordinato, non c'è niente da fare. E io la seppellisco d'angurie, capito? Ma io non me lo chiedo a me, vado a cercare a chi l'ha ordinato, ma scherzo. Ma se le mangerà lei, non posso far nulla, io sono il conducente del camion e gliele porto. E porti un po' dove vuole. Va bene, a tra poco. Oh, guardo un po' io. Come? Sì, ma io mi domando perché non vogliano le angurie. Perché le angurie facciano loro tanto schifo. È incredibile, incredibile, incredibile. Andiamo a vedere se invece si riesce a piazzare il triceratopo. No, ora te le angurie gliele porti, eh. Sì. Penuria d'anguria, penuria de melon. Penuria d'anguria. Ed è melon, diceva una vecchissima canzone, penuria d'anguria, canzone diciamo deficiente di molti anni fa. Ed è melon, penuria d'anguria, qui no, invece ne abbiamo tante, solo che qui ora non risponde nessuno e
Vabbè, per carità di Dio, non c'è nessun problema a cambiare persona e andare a cercare chi si prende il triceratopo. Il triceratopo, o preferite che dica Tyrannosaurus Rex? Beh, anche quello è bello, eh. Ah, bello, però quello fa male, eh. Quello è carnivoro, è meglio evitare di dare alla gente. Non lo diamo alla gente il Tyrannosaurus Rex, diamo il triceratopo, che è meglio. È più tranquillo, la compagnia, sì. Mangia intere foreste, ma del resto che vuoi fare? Dunque? Beh? Cosa c'è? Beh? Allora! Ma non so, ma qui sentivo dei tac tac tic tuc tac tac e niente di veramente, come dire, decisivo. È per questo che il triceratopo, dopo aver ormai fissato il camion d'anguria, l'abbiamo già da scaricare, vero? Sì. È già partito Guglielmo, poi, tra l'altro. Sì. Ora tocca al triceratopo. Angurie e triceratopi oggi. Che accostamento. Il triceratopo l'anguria se la mangiava volentieri. Sì, pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Jurassic Shop, dunque, volevo dire... il triceratopo che è stato ordinato è già pronto, glielo mandiamo in giornata, eh? No, guardi che ha sbagliato. Scusi, ma il signor Giuliano abita lì? Giuliano? Sì. Ma che cognome? No, lui ha telefonato dunque, sì. Qui al negozio, e ci ha detto, ci ha ordinato un triceratopo, quando fosse stato pronto noi dovevamo chiamarlo, quindi ora c'è. Un che cosa? Un triceratopo. È un animale, signora. Ah, no. Un animale da compagnia. No, c'è un errore. No. Un errore. Non abbiamo ordinato nessuno. Lei non ha nessun animale? No. E il suo marito? Neanche, no. No, dico, come neanche? Lei ha un marito. Un marito, sì, ma non abbiamo ordinato. Giuliano, e allora perché mi dice che non ha nessun animale? Non abbiamo ordinato animali. Ma perché mi dice che non ha nessun animale? Scusi, eh. E suo marito? Ma scusi, che scherzo è questo? Ma penso che... Lui c'ha le corna, quindi come dire, come animale viene bene. Ma può scherzare? Ma signora, ma insomma, no, vuole che le passo mio marito. Vuole che le passo? No, mi dica vuole che le passi. Perché sennò io le dico, io speriamo che me la cavo. Appunto. Ecco, appunto, ci siamo capiti, vero? Ecco, allora, vuole che le passi mio marito? Mi dica. Vuole che le passi mio marito? Sì, mi passi suo marito. Ma chi è questo signore? Io sono il titolare di Jurassic Shop. No, guardi. È un negozio di animali. Sì, animali, guardi, rari, eh. C'è un errore, perché non come abbiamo... un errore? Ma no, c'è un triceratopo, un errore si dice con due R, signora. No. Errore. Guardi, sì, è un errore proprio. Brava, vedo che impara subito. Un spot proprio enorme. No, comunque, signora, il triceratopo è pronto, se mi passa suo marito... non so nemmeno che animale sia. Ma il triceratopo è un animale un po' enorme, ma insomma... No, guardi, la saluto e... No, mi passa suo marito. Vorrei sapere se suo marito mi ha fatto lo scherzo davvero, oppure se qualcuno ce l'ha fatto a tutte e due. No, penso che ci ha fatto lo scherzo. Mi passi il signor Giuliano, per favore, no, sia gentile, no. così capisco. Non sanno cos'è un triceratopo, è incredibile. Perché non sanno cos'è un triceratopo? Lo sappiamo tutti, o no? No, ignoranza, mamma mia. Dicevo prima, i bambini, i ragazzi, lo sanno cos'è un triceratopo. Ci giocano con i pupazzi, con quelli di plastica, di gomma, eh? Ma sono bellissimi, tutti colorati. Pronto? Dica. Buongiorno, signor Giuliano? Sì. Sì, senta, il triceratopo che lei ha ordinato, il triceratopo che lei ha ordinato è già pronto. No, guardi, io non lo dico. Lei sa cos'è un triceratopo? No, io non lo so. Non... Lei è un ragioniere, vero? Questo non c'entra. No, volevo dire, lei è un ragioniere, perché lo sapevo che lei è un ragioniere, si è presentato così a noi, ragioniere Giuliano. Senta una cosa, signor ragioniere, come, lei non sa cos'è un triceratopo? No, guardi, non ha mai sentito nominare un triceratopo? No. Ma è un animale di grossa stazza che lei ha ordinato per fare compagnia alla moglie, mentre lei, insomma, se la va a spassare con qualche ragioniera. No, guardi, assolutamente, guardi...
Abbia pazienza, tra parentesi. E poi sa cosa ha detto sua moglie? Che quando l'ho chiesto, ma ce n'ha animali lei in casa? No, sua moglie mi ha detto, sì, uno, mio marito. Sì, vabbè, signora, abbia pazienza. No, signor, come signora? Io non sono un signore. Sono le palle. No, volevo dire, in effetti poi ho detto, sì, perché suo marito è un animale? Lei ha detto, guarda, perché c'ha le corna. Lei sta parlando. Perché c'ha le corna? Un linguaggio che a me non piace. No, ma cosa vuol linguaggiare? Ho detto triceratopo, voglio dire. Lei non sa nemmeno. Lei è un ragioniere, quindi qualcosa va studiato nella vita, sì. E non sa nemmeno cos'è un triceratopo, ma cosa vive a fare, cosa ragiona a fare, ragioniere? Oh, ma che ragionieri c'è nel mondo? Il sondazzo. Pusca, poca, 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 poca. Sì, questa è la seconda parte. Dopo le angurie e le angustie, sì, e i triceratopi della prima, e beh, a questo punto il vostro amico G va a ruota libera e si attacca a tutto quello a cui può attaccarsi. Ah, sì. Quindi vediamo, sì. Dai. Fu. E i fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ho sbagliato numero, Madonna. Ma speriamo bene. No, perché volevo fare quello e ho fatto una. Ho cambiato l'ultima cifra. Ma vedi, vengo solennemente punito, perché non c'è nessuno. Ah, un altro squillo, perché anche lo sbaglio di numero a volte ci porta lontano. Però niente, non c'è, quindi rifaccio il numero per Benino, per vedere di fare esattamente quello che avrei dovuto fare anche prima. Eccolo lì. Ora sì. Ah, via. Sì. No, Ma come? Anche qui? O dove sono andati? Prego, lasciare un messaggio dopo il beep. Sì, va bene. Ecco fatto, via. Mamma mia, mi sono buttato un'altra volta, una delle tante volte, purtroppo qui non c'era, ma peccato, vabbè, non importa, andiamo da quest'altra. Sì, no, mi è venuto proprio spontaneo, sputtaneo. Già. Dunque andiamo avanti, vediamo se che bel cognome che ha questo. Anzi, cos'è? Sì, questa, sì, ma vabbè. Però da più sul maschile il cognome, sì. Sì, adesso vediamo. Pronto? Pronto? Sì. È incazzato? Desidera? È incazzato? Chi desidera? Suo marito, per favore, io non capisco perché ce l'abbia con me. Mi dica. Signora, perché suo marito è incazzato con me? Perché ce l'ha con me? Lei è un gran maleducato, mio marito no, è morto, perciò sia un pochino più educato, cafone e villano. Mamma mia, era il sabato del villano. No, è lunedì oggi. Oh, per carità di Dio. Scusa, va bene. No, per carità. No, sì. Sono tutto unto. Va bene, come tutto unto. Va bene. Oh, capita. Ecco, andiamo da qualcun altro. Sì. Ma scusa, ma si sarà incazzato qualche volta dal vivo. Poveromo, Mamma mia, come faceva a sapere che era muerto? Sta muerto. Tanto moriamo tutti. Tutti moriamo. Ma moriamo ammazzati. E così via. Sì. O no? Pronto? Sì, Cazzini? Chi parla? Buongiorno. Sono il professor Sviluppi.
Il professor Sviluppi. Per che cosa? Per, c'è suo marito? No, io è morto mio marito. Ah, ho capito, ho capito, mi dispiace, no, allora forse non siete i cazzini che cercavo io. Ecco, siamo altri cazzini. Altri cazzini, sì. No, no, perché sa, c'è cazzini e cazzini, no? Sì, sì. Magari hanno lo stesso cognome, anche le stesse caratteristiche morfologiche. Sì, ma lei cosa voleva? Eh? Lei cosa voleva? Ah, dunque, io sono specializzato nello sviluppo dei peni. Dei peni, sono un professore specializzato nello sviluppo dei peni. Dei peni? Sì. Bene non c'è niente. No, no, ma se si sviluppano viene meglio, no? Eh? Sì. Lei ha un figlio? No. Nessuna persona maschile in casa? No. Ho capito. Come? Niente. Niente, signora. Buongiorno. Capito. Buongiorno, signora Cazzini. Ma che posso fare io? Ma proprio niente, io sviluppavo anche... Ma insomma, io potrei anche richiamarla, no, non perché sia vero, ma quella donna il nome è morto, sono tutti morti quelli che hanno cognomi che hanno inerenza al cazzo, no? Casomai, no, volevo farle presente anche un'altra cosa, no? Casomai sviluppiamo anche i grilletti, signora, eh? Anche i grilletti si sviluppano volendo? No, non c'è niente bisogno. No, No. Va bene, buongiorno signore. No, ma sa, a volte a Firenze fanno la festa del grillo. Sì, ma insomma. Già. Sì. Sì. Ora però, con tutti questi cazzi, ragazzi, no? Voglio dire, mi sembra veramente. La sagra, è vero? La sagra del. Ecco. Sì, la festa degli uccelli, sì. Numero da lei selezionato. No, signora, non mi dica questo, perché più me lo dice e più ci credo, sì. E quindi, ecco, questo qui forse viene meglio, eh. Sì, perché ci sono numeri a volte che non hanno quel carisma, non hanno quella forza, non hanno le palle, numeri senza palle, e quindi proviamo qua. Sì. Vabbè, volendo si può sviluppare... Sì, l'organo. Sì. Sì. No. No. E vabbè. Cazzi, come c'è una penuria di cazzi, ragazzi, incredibile. Ma come faranno queste povere donne, no? Cioè, informazione gratuita. No. Il numero da lei selezionato, sì, è inesistente. Hanno tutti questi nomi col cazzo, no? E poi gli sono morti i mariti. Come vivranno queste povere donne? Con questo cognome che glielo ricorderà sempre. No, voglio dire. Che ti devo dire? Perché ci sono, e poi dice, ma come mai? Ah, non lo so. Sono cognomi che hanno sicuramente un'origine penica. Sì. Come questo, per esempio, no? Questo cognome contiene due cose. Dove non risponde? Già io rido, no? Perché già, però ce ne altri con questo cognome. No, andiamo da qualcuno. Sì, perché ha proprio praticamente due oggetti, insomma, che non solo il cazzo, ma anche un altro oggetto entro cui detto cazzo può essere inserito. No. Aspetta, vediamo se risponde. Tutto in un cognome solo. È bellissimo questo, eh. Accidenti. Sono autosufficienti, eh. Ah, sì. Oddio, ma possibile, eh? Sono tutti lì che stanno facendo, per forza, nessuno risponde. Ma proviamo con quest'altro, ce n'è ancora uno, eh? Ma proviamo, perché mi piacerebbe sentire cosa dicono quelli che si chiamano così, perché un cognome, cioè, se anche lo storpio un pochino, viene bene, viene anche meglio se lo storpio, no? Sì, perché mi piace storpiare cognomi, sì. Già. Beh, vediamo se qui possiamo dirla sta parola. Pronto? Pronto, Cazziani? No, qui è Cazzulani. Appunto, e io che cosa ho detto?
ho capito, Graziani, mi dica. No, che Graziani, ho detto Graziani, Cazzulani, sì. Sì. Cazzulani. Senta, lei è la signora, la, sì, la signora Ornella? No, io sono sua sorella. Ah, la sorella di Ornella? Sì. Ma chi è più bella, Ornella o la sorella? Tutte e due belle. Era tanto per fare un po' di rime, signora. Sì, mi dica. Signor Cazzulani, c'è Graziani? Allora, io sono solo in casa... È suora, la suora? Che vado in ufficio. Ah, lei va in ufficio. E il signore? Suo marito? No, non ho mariti. Marito di sua sorella? Non c'è fuori. Ma non c'è perché si sono, perché separati? Non... Si sono separati? Ma scusi, ma quante cose no, vuole? No, perché io lo sapevo, cioè ora non sapevo se lei era lei o la sorella. Comunque... Niente, mia sorella in questo periodo non c'è. Ci sono io, sì, ma se vuole che gli non dica sta, qualcosa... Non sta più insieme a suo marito, no? Per via del... Cioè, ma io volevo sapere, in famiglia prevalgono i cazzi o gli ani? Signora? Sorella? Mi sembrava una suora perché... Ah, sorella... No, va... La sorella... Oh, non me l'ha voluto dire, Cazzulani... Quando ho detto cazzi e ani, ha capito Graziani, e questo mi ha fregato perché doveva dire sì. Ma cioè, l'abbiamo anche... Abbiamo delle... Come dire... delle variazioni sul tema. Mamma mia, che tema appassionante. Vediamo un po'. La sorella si è capito lontano un miglio, che non stavano più insieme, la sua sorella e il marito, vivono tutte donne con cognomi coi cazzi e senza cazzo. Senti là, almeno senza marito, perché poi in quanto ha davvero meno quell'oggettino, questo non dipende proprio, non è proprio necessario avere un marito per possederlo. È vero. Sì, c'è un... appunto, no, siccome qui c'è una variazione sul tema Cazzulani, vediamo se li troviamo, ma guardate, alle volte, mi piacerebbe chiamarvi Cazzulani, oppure Cazzini, Cazzetti, Cazzati, Cazzato... Informazione gratuita. Esistono, stia zitta, lei non mi rompa coglioni, ma quando c'è un cazzo lo viene sempre fuori, anche lei ha bisogno, mamma mia, non se no si può più andare avanti, così via, queste donne satanate, per forza, tutti questi poveri uomini o sono via o sono morti, oh. Che c'è ancora, anche te, questo è un altro, non sentivo parlare di cazzi, da tutte, o per piacere ho bisogno di fare telefonate vere, oh via, su forza, facciamo questo. Tanto questi sono tanti, sì. Vediamo un pochino. Oh via. No, ma dove sono andati a finire questi cazzi? Cioè, è vero, donne, ve lo chiedete anche voi, è vero? Ma dove sono andati a finire? Non c'è verso. Oh, allora. Io mi domando e poi mi ridomando perché, insomma, non ho una risposta, non ho risposte. Oh, non ho parole, non ho pa... E io vado avanti. Ecco, vai. È venuta così oggi, tutta su questi... perché c'hanno dei cognomi così buffi, dai, Prima Cazzulani. No, per dire... è un cognome Cazzulani, perché uno si chiama Cazzulani, ce ne deve essere un perché. Pronto? Sì, e ora Cazzulini? Non sono io la signora, sono la sorella, chi parla? La sorella della... ma non è Cazzulini lei? Sì, chi parla? Anche lei è Cazzulini. Vorrei parlare col signor Marco io. Non c'è adesso a quest'ora. Lei è la sorella, cioè il signor Marco è moglie di, sì, è marito di sua sorella? Ma per che cosa? Per una questione di misure. Di misure di, sì. Che cosa? Ma perché ride, scusi? Ho detto misure, la fa ridere. Bambini... La fa ridere la parola misure, scusi. No, è che ci sono dei bambini qua che stanno facendo i birboni, sono così se i bambini. Se mi vuole lasciare detto qualcosa posso riferire. Ecco, senta, siccome il signor Marco mi aveva chiesto di aumentare la misura del suo pene, io sono un professore che sviluppa i peni. Ecco, allora niente, volevo sapere, prendere un appuntamento per una visita preventiva, visto che lui si era rivolto a me. Mi sente? Signora? Signorina? Pronto? Ma mi ha abbandonato la parola pene?
Ma come cazzolini? Ma come cosa? Cazzolini? Prima della ricamalla. Ma io mi domando, e dico. Ma anche lei ha cazzolini però. Cazzolini, cazzolani. Beh, pronto? Guarda, questa qua subito. Ma perché una persona non può. Ma. Vabbè, allora. Andiamo oltre, cambiamo cognome, perché c'è tutta una serie, c'è tutto un campionario incredibile di cognomi in questo posto. Va bene, d'accordo, perché non sempre, non in tutti i posti, non in tutte le città. Qui sì, quindi vediamo, no? Sì. Sì, ma di cazzolini ce ne sono tanti, tra l'altro, Cazzulani, cazzolini. Vediamo un po' questo qua, giù. No, dai, questo fa rima con Marzullo. Fa rima con Marzullo, quindi Cazzullo. Ma Cazzullo non c'è. È peccato perché è l'unico Cazzullo. Ma noi andiamo ancora nel meglio, perché se si va via da Cazzullo si trova Cazzulo. Cazzulo. Cazzulo, anche questo può fare una bella rima. Oh mamma mia, è bella rima, si può fare con Cazzulo, Ah, Cazzulo è un cognome, ragazzi, è un cognome, non pensavo noi siamo Cazzulo, no, per dire, via, E ce ne sono tanti, tanti ce ne sono di Cazzulo. Va bene, vediamo un po' se mi risponde, Ma via, Cazzullo non c'era, con due L, Cazzullo. Cazzulo nemmeno, ma a volte mi chiedo, Ma dove sono andato a finire, poveracci? Si nascondono, vivono nelle catacombe, non lo so, stanno sottoterra. E che ti devo dire io? Spariscono tutti quelli con questi cognomi, Ma io. Ma vabbè, vediamo un po' se c'è quest'altro Cazzulo. Cazzulo. Vabbè. Su, dai. No, Ma dove sono andati? Indovinate dove sono andati i signori Cazzulo? A pigliarselo. bravi, per forza, qui non ce n'è uno, da qualche parte saranno, sì, ma che, e poi, capito, è proprio, anche loro hanno tutto il necessario per esercitare la funzione, sì, tutto da sé, sì, io bisogna che trovi qualcuno che si chiama Cazzulo, scusa, Oh, ma guarda, è impossibile trovare un Cazzulo vivo. Però, c'è solo. Oh, mamma mia, guarda, non finisce più la pagina dei Cazzulo, giuro, sono tantissimi, più di tutti gli altri, più di Cazzaniga. No, Cazzaniga non ce n'è nemmeno uno. Cazzaniga. Vabbè, dai, vediamo qua. Uno si troverà un Cazzulo, Un Cazzulo si troverà, prima o poi un Cazzulo si trova. Che poi si trova un Cazzulo, tutti e dieci sono, Finché non trovo un Cazzulo non smetto, Io devo trovare un bel Cazzulo, sì. Ma incredibile, Niente Cazzulo anche qui, niente Cazzulo. E io continuo, perché è incredibile che non ci sia un Cazzulo in casa. Scusa, sono tutti fuori a fare che? Zozzoni, no, come dire, in mezzo alla strada fanno... Ma, vero, Cazzulo, ma prima o poi ora vedrai che risponderà qualcuno. Pronto? Pronto, cazzo in culo? Ehi. Come va? Bene. Bene, te? Cosa dici? Beh. Allora? Insomma. Capisci, no? Insomma. Beh, a volte bisogna anche affrontare, no? Già. Del resto tu è tutta la vita che affronti. Hai ragione. Affronti queste circostanze, no? Certo. Giusto? Giustissimo. E del resto uno come te non può che... Ma hai pensato mai di andare a fare in culo, no? Beh, caro cazzo in culo, io casomai avrei una meta. Io ci metto il cazzo, tu ci metti il culo. Ma sai che è sempre pieno, no? Lo so che è sempre pieno. Ma se c'è un momento, insomma... Libero? No, guarda, perché mi inserirei. È esaurito, mi dispiace. Esaurito? Ciao cazzo in culo.
Cazzulo, povero Cazzulo, sembrava all'inizio che mi avesse riconosciuto per qualcuno che conosceva. In realtà poi forse si è reso conto. Allora, poi l'ho chiamato chiaramente cazzo in culo e lui, mamma mia, quanti ce n'è, non finiscono mai. Ah, è finito, sono finiti, accidenti. No, poi dopo Cazzulo non c'è più niente. Hai visto? Non c'è più niente di sfrigolante, sfrigoloso. Cazzulini sono tanti. Cazzulani, oh, ho trovato un cazzolino, scusate, ma un cazzolino è unico, bisogna fidarselo, è tutto in fino a fondo, in fino. Cazzolino, ma te, ora dimmi, ma i Cazzulo sono più di tutti, davvero, i Cazzulo sono tanti, quanti Cazzulo c'è nel mondo? Ma è cazzolino, però... Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Senta, il suo Cazzolino in casa? No, Cozzolino no. Cazzolino. No, sto sbagliando. Cazzolino. Cozzolino. Ma che cozzo? Cazzo, scusi, io sull'elenco leggo cazzo. Cazzolino. Beh, si sta sbagliando perché qui non c'è nessun cazzolino. Ma c'è Cozzolino? Cozzolino non c'è adesso, mio marito. Allora, non c'è né cazzolino né cozzolino, no? Me lo può passare, signora Cozzolino? Ma sono io la moglie. Lei è la moglie di Cozzolino? Ma scusi, cosa voleva? Ah, senta, io sono nell'ufficio anagrafe. Sì. Ecco, io devo parlare direttamente con lui, ma già che ci siamo parlo anche con lei perché lei ha acquisito questo cognome, no? Sì, infatti sull'elenco eravamo come sì. Cazzolino. Esatto, appunto. Adesso come... nel nuovo elenco non ci siamo più come Cazzolino, ma siamo come Cozzolino. Ma voi siete Cozzolino perché avete modificato il nome oppure... Sì. L'avete modificato? L'abbiamo modificato perché non siamo Cazzolino, ma siamo bensì Cozzolino, che mettendo che si sono sbagliati la SIP e Cazzolino ci hanno dato non dei disturbi, ma un disturbo molto grosso. Anche perché insomma c'è sì, differenza, lo sappiamo. No? Mi dica perché devo andare a lavorare, quindi sono abbastanza di fretta. Appunto, io sono proprio dispiaciuto perché devo dirle che il vostro cognome vero è proprio Cazzolino. No, è Cozzolino. No, io vorrei invitare il signor Cozzolino o Cazzolino a passare dai nostri uffici, dall'ufficio anagrafe, per controllare perché, guardi, che risulterebbe esattamente, noi sappiamo il vostro ricorso alla Telecom. La Telecom. E quindi purtroppo però noi abbiamo visto l'atto di nascita, tutti i documenti eccetera, purtroppo devo dire che il nome è Cazzolino, no, e quello deve tornare ad essere. Ma io guardi, c'è mia cognata che è Cozzolino, su patente, su tutto, certificato di nascita c'è Cozzolino, se adesso dice che siamo Cazzolino. Sì, sì, siete Cazzolino, mi dispiace perché mi prenderanno tutti un po' in giro. No, mi dica dove deve venire mio marito. Deve venire dal Cazzolino, praticamente. Dove vuole che venga? Scusi signora, ma dal no, naso. Vuole che venga dal naso. Che ufficio deve venire? Sì, dall'ufficio della fava, signora, dal Cazzolino. Ma signora, io sono uno che prende per il culo. Ma l'ha capito o no? Sto prendendola per il culo, signora, allora Cazzolino. Per il culo cosa devo dire? Si prende il cazzo e anche il lino, ma si prende tutto. Ma fare in culo lei? Anzi, adesso col fatto che so chi mi ha chiamato, la denuncio anche. Sì, ma sì. Sia tranquillo che la denuncia. Sono il signor Cazzulo. Pezzo di merda a me, io. Ma io sono Cazzulo. Cargiulo. Un culo. Il sondazzo, ma lo trovi anche su retegi.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, mille mesi e confesso spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...